Polizia in festa, il grazie della comunità a Palazzo Ducale, la 164esima festa della Polizia di Stato, alla presenza del questore Giuliano e del prefetto Cagliostro, e encomi agli agenti più valorosi. Piscina chiusa da un anno, ma la svolta è vicina. Era il 27 maggio del 2015 quando la struttura comunale del Palatagliate veniva chiusa per la caduta dell'intonaco. Riapriremo i primi giorni di settembre, garantisce il comune. Ecco il Festival della Versiliana, presentato il cartellone che prevede 50 serate dall'11 luglio al 24 agosto. A difesa dell'ambiente, inaugurata dagli amici del castagno di Prato Fosco, la maestà del Voltiglione. Cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che dunque apriamo con la celebrazione della 164esima festa della Polizia di Stato. Abbiamo preparato questo servizio che subito vi proponiamo. Celebrata in sala Mario Tobino a Palazzo Ducale, nel centro di Lucca, la 164esima festa della Polizia di Stato. Dopo la lettura dei messaggi del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Capo della Polizia Franco Gabrielli, ha preso la parola il neoquestore Alessandro Giuliano, insediatosi da appena 15 giorni, che ha così commentato i risultati ottenuti dal lavoro della Questura e dei commissariati della provincia durante lo scorso anno. Ecco, i numeri che ho potuto constatare relativi ai risultati conseguiti dalle forze di polizia di Lucca e dalla Polizia di Stato di Lucca nell'ultimo anno raccontano di un lavoro egregio e anche di un calo della delittuosità. Posso ben vantarmi di questi numeri, non avendo in essi alcun merito, dal momento che mi sono insediato soltanto da 15 giorni. Aggiungo peraltro che siamo consapevoli di dover comunque rassicurare la gente della provincia di Lucca e che la sicurezza percepita è altrettanto importante di quella reale. Faremo ogni sforzo in questo senso. La cerimonia è proseguita con la consegna degli attestati di merito per il personale che si è distinto. Due i momenti particolarmente toccanti, con la consegna della medaglia d'oro ai familiari dell'appuntato Bruno Lucchesi, ucciso a colpi d'arma da fuoco dal bandito Vallanzasca durante un controllo nel 1976, e dell'encomio all'assistente capo Alessio Sponcichetti, deceduto in un incidente stradale il 4 marzo scorso, ritirato dalla vedova insieme ai figli. Due notizie di cronaca di due brutti incidenti. Il primo riguarda, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa, riguarda un motociclista di 48 anni che mercoledì mattina è stato protagonista di un brutto incidente sulla via Percamaiore, nella zona di Ponte del Giglio. L'uomo, per cause al vaglio della Polizia Municipale, si è scontrato con un'auto. Dopo un primo ricovero al San Luca, i medici ne hanno deciso il trasferimento a Pisa. Code e rallentamenti sulla via Percamaiore con il traffico deviato sulle strade interne. L'altro incidente si è registrato sempre nel pomeriggio, in questo caso di giovedì, alle 17 a Nicciano, in Alta Garfagnana, siamo nel comune di Piazza al Serchio. Un uomo di 80 anni del posto, mentre lavorava in un campo con un motocoltivatore, l'attrezzo gli si è ribaltato addosso, lui è riuscito a fermarlo, è stato soccorso con l'elicottero Pegaso e trasferito a Pisa, ha riportato la frattura di entrambi gli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Esattamente un anno fa chiudeva la piscina di Lucca. Il comune comunque rassicura che riaprirà a settembre. A Viareggio ci sono state manifestazioni di piazza, appelli di grandi atleti e uomini di sport. A Lucca invece la piscina comunale è chiusa da un anno, ma la cosa sembra non importare a nessuno. Era il 27 maggio del 2015 quando il comune di Lucca chiudeva la struttura del Palatagliate dopo il crollo di una parte dell'intonaco del soffitto. Da quel giorno nessun intervento è stato fatto e così la vasca, ormai da un anno, è desolatamente vuota. Gli utilizzatori si sono spostati alla piscina del Liti, ma la soluzione non cancella i disagi e l'immobilità di questi mesi. La situazione comunque sembra essersi finalmente sbloccata negli ultimi giorni. Riapriremo entro i primi di settembre, ci ha spiegato telefonicamente l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Pierotti. Durante l'estate effettueremo i lavori all'intonaco che permetteranno la riapertura della piscina, ma anche gli interventi preliminari al rifacimento del tetto. Finiranno così i disagi per gli utenti, soprattutto i cittadini del centro storico e dell'immediata periferia ovest, che sono costretti a spostarsi a Liti.
Una buona notizia, ha commentato Pietro Casali, presidente del Circolo Nuoto Lucca, che ha in gestione la piscina del palazzetto. Abbiamo atteso un anno con non pochi problemi. Buone notizie per i lavoratori del Principino. I 7 dipendenti della Viareggio Versilia Congressi SRL, ormai fallita, saranno ricollocati nelle società che gestiranno i servizi esternalizzati, quindi affissioni pulizie o altri che potranno aggiungersi. Torniamo nel capoluogo, a Lucca, terminato un altro chilometro di pista ciclabile. Con la fine dei lavori alle 3 fermate del bus, che le hanno di fatto rese completamente accessibili, è terminato nei giorni scorsi l'intervento che ha portato all'estensione di oltre 1 chilometro dell'anello di pista ciclabile che corre lungo gli spalti delle mura urbane. L'intervento, che fa parte del protocollo d'intesa tra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio per il restauro e la valorizzazione delle mura, interessa 1100 metri di camminamento lungo l'anello esterno della cerchia muraria e si ricollega al tratto di recente realizzazione compreso fra Piazzale Ricasolo e Porta San Pietro, a sua volta collegato a Porta San Donato. La pista in asfalto natura ripercorre il tratto pedonale che precedentemente si presentava con fondo in ghiaia. Sul lato verso le mura è stata risistemata la canaletta in terra per raccogliere le acque piovane. Sono stati espiantati 8 tigli malati e ripiantati nuovi alberi, alternando una pianta di tiglio a una di leccio. L'intervento è stato completato dalla predisposizione di un arredo urbano fatto di panchine e cestini portarifiuti e l'inserimento di una ringhiera parapedonale in linea con quelle già inserite in corrispondenza degli spalti durante i precedenti interventi di riqualificazione. Ci sarà anche Beppe Grillo con il suo show al Lucca Summer Festival 2016. Il comico e politico salirà sul palco di Piazza Napoleone a Lucca il 22 luglio alle 21:30. Ed ora ci occupiamo invece del cartellone della 37esima edizione del Festival della Versiliana. 50 serate, 47 spettacoli dall'11 luglio al 24 agosto. Grandi nomi del teatro e la conferma delle letture epiche sul Pontile, quest'anno dedicate all'Eneide. Svelato il cartellone di prosa del 37esimo Festival della Versiliana, il primo a ritrovare la direzione artistica di Massimiliano Simoni. I titoli di richiamo non mancano, su tutti i tramonti shakespeariani, a 400 anni dalla morte del celeberrimo drammaturgo inglese, 9 delle sue più belle opere saranno interpretate da attori del calibro di Alessandro Haber, Roberto Sturno, Vanessa Gravina e Christian De Sica per la prima volta in Versiliana. 2 le prime nazionali, Re Lear con Giuseppe Pambieri e il pirandelliano Il berretto a sonagli con Sebastiano Lo Monaco. Per gli amanti della danza, attesissima la prima volta in Versilia di Roberto Bolle, ma anche il ritorno dell'insuperabile Carla Fracci e la conferma di Ater Balletto. Per il pop, Roberto Vecchioni, Tiro Mancino, Anna Oxa, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, l'idolo rap delle teenagers Rocco Hunt, mentre per le famiglie ci sarà lo show di Paolo Ruffini e la serata cosplay di Cristina D'Avena. Tutto per la Fondazione Versiliana con un budget ridotto a 300.000 euro contro i 452.000 dell'anno scorso. Quindi un cartellone spumeggiante, importante, con un occhio attento all'austerity e anche a un modo diverso, credo, di fare impresa, di fare spettacolo, quindi un modo virtuoso dove sicuramente si vuole un coinvolgimento del privato, perché chi intraprende deve essere il privato, il pubblico deve saper ben gestire quello che gli è stato affidato, quindi questo sicuramente noi dobbiamo fare come fondazione, io come direttore artistico. E quindi grazie all'apporto di tanti amici siamo riusciti a mettere su un cartellone. Ed ora nel prossimo servizio ci occupiamo della scuola MADE a Palazzo Boccella. Per riconoscere gli alimenti di buona qualità ci vuole naso. Per approfondire questo tema, martedì 31 maggio alle 18:30 a Palazzo Boccella partirà un viaggio guidato da Fabrizio Dio l'aiuti nell'affascinante mondo dell'olfatto. Il sistema olfattivo dell'uomo permette di distinguere 10.000 diversi odori che siamo naturalmente portati ad associare alle sostanze conosciute. È un processo fisiologico e psicologico che consente di ricollegare a un determinato odore un'esperienza, un ricordo o una particolare emozione. Fabrizio Dio l'aiuti metterà in evidenza come, nonostante le nuove abitudini socio-economiche abbiano favorito i sensi del tatto e della vista, l'arte di odorare rimanga fondamentale nei rapporti umani e sentimentali.
Tra gli ospiti di Dio l'aiuti, Gino Carmignani, presidente del Consorzio dei Vini di Monte Carlo. Un'occasione, fra l'altro, per visitare la sede della Scuola MAID, che eroga un corso di formazione residenziale, management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche, organizzato dalla Fondazione Campus e dalla Fondazione Palazzo Boccella, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. I partecipanti avranno modo di incontrare lo staff e ricevere informazioni sul programma. Ogni anno Scuola MAID forma 25 giovani professionisti. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0583 33 3420 o scrivendo una mail a info@scuolamaid.it. Dal progetto Antichi Mestieri nasce una cooperativa scolastica. Progettazione e realizzazione, ma presto anche vendita di mobili e oggetti per la casa prodotti in esemplari unici. È la filiera messa in piedi dai ragazzi che aderiscono al progetto Antichi Mestieri. Anche quest'anno, in occasione della fine dell'attività, alunni e insegnanti coinvolti nell'iniziativa contro la dispersione scolastica hanno organizzato una piccola mostra allestita in un'aula dell'ISI Fermi di Lucca. Il laboratorio artistico Antichi Mestieri è realizzato dall'associazione Oikos con la collaborazione dei comuni di Lucca, Capannori, Monte Carlo, Porcari e Altopascio. Visti i risultati eccellenti del lavoro realizzato, è stato deciso di creare una cooperativa scolastica composta dagli stessi alunni con la supervisione di 4 tutor che permetterà di vendere gli oggetti in fiere e mercatini. Fusione e forma, questo è il nome della cooperativa, che dunque rappresenterà il modo migliore per sovvenzionare il progetto e avviare i ragazzi all'imprenditoria e all'artigianato. Invecchiamento e qualità della vita sono questi i temi centrali dell'incontro con il dottor Luciano Domenici in programma venerdì alle 17.30 all'auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca. Domenici parlerà di aspettative di vita e della relazione tra durata e qualità della vita, sia da un punto di vista biologico che medico. Gli amici del castagno di Prato Fosco per la salvaguardia dell'ambiente. In Garfagnana parlare di monumenti non vuol dire limitarsi alle strutture architettoniche. Tra boschi e colline esistono veri e propri tesori ambientali come gli alberi secolari. 2 anni fa nasce a Castiglione Garfagnana un'associazione per la difesa e la tutela di questi monumenti naturali. Gli amici del castagno di Prato Fosco, guidati dal presidente Mario Poli, che non solo tutelano il ricco patrimonio botanico, ma valorizzano e recuperano i segni della civiltà della montagna. Con una festa molto partecipata è stata inaugurata la Maestà del Volpiglione, frutto del restauro da parte dei volontari dell'associazione. Dopo l'atto ufficiale, la Santa Messa, celebrata da Don Giovanni Grassi, che ha ricordato l'importanza di questi luoghi. Il recupero di oggi di questa maestaina, che era un luogo dove a un certo punto la gente veniva, pregava, ringraziava il Signore di tutti i doni, ma era anche un punto di ritrovo quando arrivava il brutto tempo, fermarsi e fare esperienza di solidarietà vera che nel mondo contadino si esprimeva in tante maniere e che forse certamente questa società consumistica post-industriale rischiamo di perdere. E dopo alcune poesie dedicate alla montagna, il socio Ettore Benedetti ha ringraziato tutti e ripercorso le tappe del recupero. Oggi noi come associazione del castagno di Prato Fosco, ecco, ci siamo un po' rimboccati le maniche, diciamo, guardiamo di recuperare bene o male un pezzo della nostra storia, che sicuramente è rappresentato anche da questa maestaina. Si svolge venerdì pomeriggio alle 17 nella sala Mario Tobino di Palazzo Ducale un'importante conferenza che avrà come argomento le onde gravitazionali, l'ultima grande scoperta scientifica a livello globale. La conferenza sarà tenuta dal dottor Giancarlo Cella, lucchese doc, abita a Barga, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E con questa notizia si chiude anche la prima parte del TG Noi. Una breve pausa, torniamo tra poco con le notizie sportive.